Oh, carissime web spettatrici e carissimi web spettatori, benvenuti e benvenute. Siete collegati in diretta con... Che località siamo qui? Agriturismo Verne, Agriturismo Verne. Agriturismo Verne, in località Carmagnola. Carmagnola. Carmagnola, frazione Turinetti. Bene, Carmagnola, frazione Turinetti? Ah, Tuninetti. Tuninetti, A chi lo sta Tuninetti. dicendo? Lo sto dicendo alle 200 persone che mi stanno ascoltando in diretta. Ah. Siamo collegati in diretta. Lei abita qui, signora? Sì, ma non mi fotografi perché faccio paura. No, perché? Faccio citare dal mio avvocato. No, assolutamente. Assolutamente. Lo so, vabbè, è meglio che non mi vedano. Ciao ragazzi, siamo in un posto meraviglioso, che lei già detto il nome? Sì, l'ha detto, siamo a 40 km circa da Torino. Torino sono 25 km. Ah, 25? 25 km, ah, un quarto d'ora. Un quarto d'ora, bene. L'autista? L'autiere sono io. L'autiere lei. Quindi ci siamo fermati per mangiare qualcosa e poi andremo alle 4 in piazza Castello. Sì, a Torino. Tra l'altro una bella notizia, perché ieri mi aveva detto che stava male e invece oggi mi ha detto che sta meglio, quindi verrà. Ci sarà anche Dejani Lapiras in piazza Castello a Torino. Gianpaolo, t'ho beccato, non sai chi è, ma fatti il segno. E chi cacco è Dejani Lapiras? Invece Walter lo sa bene, vero? Sì, claro che sì. Salutiamo. Quindi Deja. Del progetto Equal. No, progetto Equal. Progetto Equal. Pari opportunità e diritti civili. Ah, sì, allora. Gianpaolo è un ignorante, non sa niente del progetto Faccio Equal. L'oculista, l'ha detto anche Beppe. Fa l'oculista, ecco. Comunque, ti presenterò Dejani, la vedrai, una ragazza straordinaria. Allora ragazzi, adesso vi saluto, volevo solo farvi vedere qui l'ambiente, vedete? C'è quella bella loggia, come si chiama quella cosa lì? È una tettoia. Una tettoia, la neve. Mamma. Ma che riprese fai, Walter? Sì, Walter fa il cameraman impazzito. Anzi, diciamo il cameraman creativo. Creative commons. Creative cameraman. Vai. Thank you. Ci vediamo più tardi allora, adesso mangiamo un boccone. E poi ci vediamo a Torino da Piazza Castello, mi raccomando, siate puntuali, alle 16 saremo in piazza, con tutti i candidati piemontesi, con Beppe Grillo che è lì sul camper, si sta riposando perché lui durante il viaggio da Cuneo a qui ha mangiato un po' di pane con carciofini così, e quindi adesso è steso, si sta riposando un pochino. Ok? Noi invece mangiamo, ci siederemo a tavola, mangeremo magari un piatto di spaghetti col pomodoro, vedremo. Allora vi saluto, ci vediamo più tardi in Piazza Castello a Torino, non mancate. Ciao. Poi quei bambini li metti fuori, sfogano. Bello.